a tutti. Scusate la location qui un po' incasinata, ma è l'unico posto dove c'è un po' di luce e vi faccio questo video velocissimamente, anche se sono un po' anche sconvolta e stanca, si vede anche dagli occhi, ma è tanto di quel tempo che non registro un video su YouTube che quasi mi vergogno e vi faccio il video svolta la spesa Lidl. Ho qui lo scontrino. Allora, innanzitutto ho preso, aspettate che questo non c'entra perché l'ho trovato nella borsetta della posta mentre uscivo dalla macchina. Allora, vediamo se riesco ad andare in ordine. Ricarica poste pay, non è cambiato niente, sono sempre la solita casinista, non pensate che sono migliorata col tempo. Allora, c'era questa confezione di pile da 8, è la confezione quindi come indica qua sopra XXL della Tronic. 8 pile, quelle AAA, quelle che va bene nel telecomando per intenderci, nel termostato del termo, quindi a me serve più che altro per quelle, erano in offerta a 8,99 euro, l'ho pagata 6,29 euro, quindi l'ho presa, sono delle semplici pile, penso che vadano bene, quindi ho risparmiato 2,70 euro. Ho preso il solito latte che beve mio marito, a volte lo bevo anch'io, di latte, di solito prendo cocche e riso, oggi per cambiare un po' ho preso questo della Vemondo Bio Organic Bevanda alla mandorla 100% vegetale con solo mandorle italiane e mandorle tostate, è una bevanda anche vegan per chi interessa, l'ho pagata 1,59 euro. Le bevande cocco, riso, avena, tutti, soia, sono le più convenienti, le trovate da Lidl, almeno se devo paragonare il mio Lidl con la Coop, quindi il paese che è molto cara. Poi ho preso due rate a 4,29 euro l'una, due orate eviscerate perché stasera le vorrei fare al forno. Eccole qua, ne ho prese due, una mangia mio marito e l'altra è abbastanza grandina perché sono 2,80 euro. Vedo se Angelica ne vuole un pochino così riesco a fargli mangiare un po' di carne, oppure per lei ho preso anche della carne. Poi quindi 8,58 euro le due orate. Ho preso un temperino, questo qua. L'ho pagato 2,49 euro, è quello per le penne matite standard che sono da 8,2 mm, ho preso anche quelle per le jumbo da 10,2 cm perché hanno due buchi, io credo aver cannato la misura di quelle grandi, però dopo ci provo. Poi lei dice che il suo non funziona più bene, l'unico problema, la cosa bella è che ha la chiusura in modo che polverina, diciamo, che viene via quando temperate, rimane all'interno. Vedete, cioè, rimane qui, ma c'è anche la copertura qua sopra. Ecco qua, 2,49, un buon prezzo. Infatti, qua c'è scritto graffite più colore graffite. Si chiude, poi qua press, spingere per aprire. Ecco qua. Perché Angelica dice che il suo non funziona male, si rompe sempre la mina. In realtà credo che non sia una questione di temperino, ma sia una questione che lei cade sempre. Cadono sempre i colori e quindi quando cadono la mina si spezza e quando tu fai la punta si perde la punta perché poi è rotta. Infatti adesso gli ho comprato dei colori nuovi. Che costano come un rene, non so da voi ragazze, ma da me, fatemelo sapere qua sotto. Siamo sugli 8 euro, una confezione da 24. Del 18, non mi ricordo se è 18-24, comunque della di marca, costa veramente veramente tanto. Non so se notate che sono diventata bionda nel frattempo. Poi faremo un video anche dedicato di un trattamento per risanare i capelli decolorati. Ve ne parlerò, la flash ve ne parlerò presto. Poi stampo per ciambella. Ah sì, ho preso una stampino per la ciambella. No, sono due. Ne ho comprati due. Ma no, è uno. Ah no, 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 è fatto così. No, pensavo di averne comprati due, ho detto ma no. Guardate qua, vedete, sembrava doppio, in realtà è uno solo. Vabbè, lo stampo per la ciambella perché a 5,99 euro, perché in realtà io qua ci volevo fare il plum cake. Se qualcuno ha una ricetta super wow, buona del torta plum cake, possibilmente con non troppi zuccheri, me lo scrive qua sotto nella mia email, mi fa un piacere, grazie, vorrei provare a farlo. Che
Ho preso a 2,99 euro, credo che sì, era in offerta con il coupon Lidl Plus, ho pagato 8 centesimi, 80 centesimi, quindi avevo pagato 2,19 euro, il tonno, questo qua, perché della Nux, filetti di tonno a pinne gialle, all'olio di oliva 28%. Ho comprato quello della Coop, che costava un rene, l'ho comprato perché avevo lo sconto del 15 o del 25, non mi ricordo, la settimana scorsa, era salato che non si mangiava. Adesso provo questo qua della Nux che costa poco e poi sono dei bei vasetti, sono dei bei pezzettoni, vedete, grandi. Questo qua non si riesce a percepire bene. A me non interessa che ci sia l'olio d'oliva, anche se sono. L'importante è che non sia tutto sbriciolato. Ecco, per quando lo mangio tipo nella minestra, metto le scatolette, anche se sbriciolato non mi interessa. Mentre quando lo voglio mangiare così mi piace che ci sia il trancetto, il trancio. Poi. Ah, ho preso coccola profumato per il bucato. L'avevo, io qua è vero, mi è arrivata anche la bolletta dell'era, cioè ho quasi paura a aprirla. L'apriamo qua? L'apriamo. Ho quasi paura, guardate. Coccola profumata, profuma la biancheria e la casa. Musco bianco, inebriante per il bucato, favoloso per i pavimenti. Si può aggiungere nel detersivo dei pavimenti, nel secchio, si può aggiungere alla lavatrice, si può usare in asciugatrice, si può usare nella scopa elettrica, nello aspirapolvere, potete metterlo un po' dove volete. Dopo devo fare una lavatrice e l'ho preso. Questo costa, credo che lo vendano, coccolatevi, anche l'Eurospin, se mi ricordo bene. Volevo dire alle persone che mi chiedono continuamente di registrare un video Eurospin, che purtroppo io ce l'ho molto lontano da casa e al momento non ci devo andare da quelle parti. Quando capiterò vi registrerò il video. Prima ci andavo perché c'è un Ticottà molto grande lì vicino e mi piaceva andare a acquistare, ma adesso che sono in Info Beauty di Oltresole uso praticamente quasi solo i prodotti di Oltresole, quindi compro poco a Ticottà. Però se capita che andrò sia da Ticottà che da Lidl, no, che da Eurospin, scusate, vi registrerò il video. Quindi questo l'ho pagato 2,99 euro. Poi ho preso il latte fresco intero a 1,19 euro, questo qui, che adesso il latte fresco intero della Coop è diventato pure lui pastorizzato, no, della Coop, della Lidl, è diventato pure lui pastorizzato. E poi ho preso i dischetti struccanti Maxi, questo qui per togliere e per applicare il tonico, sono perfetti, sono belli grandi, costano poco perché costano 1,19 euro, ce ne sono dentro 70, non perdono i pelucchi, hanno la cuciturina qui, non graffiano, super top. Napisan assortito 3,89. Ah sì, ho preso questo. Allora, a me non piace il genizzante della Napisan, piace poco, ma dato che era come posso dire, l'unico, c'era questo, mi piace ancora meno quello dell'omino bianco. Quello che mi piace di più è quello che si trova da Tigotà, tutti quelli che hanno Tigotà. Questo mi piace, tranne questi che vi ho accettato naturalmente. Costicchia anche perché costa 3,89 euro, ma mi serviva urgente perché adesso vado subito a fare una lavatrice, quindi così. Poi le spugne, allora ho trovato queste carine spugne colorate. Vi stavo dicendo, scusate l'intermezzo, voi non l'avete neanche notato perché ho messo in pausa. Allora, carinissime, guardate che belline le spugne queste qui della Sponte, che solitamente sono tutte gialline così. C'erano rosa, c'erano verdi, color mix. Queste qui, adesso voglio leggere perché mi sembra di aver letto, adesso ci vederci, serve già qualcosa. Cellulosa, vabbè, poi si scopre perché sono extra fini, power. Ah, vabbè, ce ne frega niente, sono colorate, carine, le ho pagate 2,99 euro. Mi sembra di pagarle tipo 1 euro e qualcosa. No, queste di più, quando ce ne sono due, qua ce ne sono cinque, insomma le ho prese, mi piacevano. Mi trovo benissimo anche a pulire i vetri, gli specchi, perché io non ho, ho il depuratore e l'addolcitore, quindi quando pulisco anche i vetri uso veramente poco il pulivetro, perché non lascia quello che lascia le goccioline, il calcare, no, dell'acqua, quindi mi trovo bene così. Ho preso anche le mandorle, queste qua, 3,99. Stavo guardando che secondo me dovevano passare in offerta, ma non le vedo scontate. Beh, devo andare a controllare. 3,99 le mandorline. Poi ho preso le hamburger di scottona
Questi qui 2,49 che sono 100 e 100 grammi e quelle piccoline 2,49 che queste sono 180 grammi, quindi costano un pelino di più, cioè costano uguali ma sono un pochino meno come grammatura, sono 6 palline da 30, hamburgerini piccoli da 30 l'uno perché si paga anche la lavorazione e quindi io divido, te ne mangio 3 alla volta, Angelica, stasera vorrei fare un po' di carne. O il pesce o la carne, adesso vediamo anche lei che cosa ha mangiato oggi. Credo forse è meglio il pesce, perché oggi credo che abbia mangiato il pollo a scuola, comunque dopo ci guardiamo. Poi l'insalata, questa qua, mix orientale, col pesce o con la carne andrà bene. E poi mi è rimasto da farvi vedere questo, però non lo vedo, sicuramente mi è scappato, ma qui ci sarà sicuro. Aspettate che, ecco, timer 3,99. Ah no, scusate, lo stampo per la ciambella costa 5,99, non mi ricordo prima cosa avevo detto, è 3,99 questo timer. Io ce l'ho appeso qui dalla cucina, aspettate che lo prendo. Eccolo qui. Allora, io ho questo. Ecco, avevo questo. Aspettate che ve lo faccio vedere acceso. Sei vivo? Sei scarico? Può essere che sia scarico. Che non va più, cosa è successo? Ecco, a proposito delle pile, può essere. A volte agitando un po'. Infatti sono le pile, vedete? Così. C'è la modalità, vi faccio, no, non sta, c'è la modalità qui SM, cioè SS che sta per start and stop. Se fate così, cronometra. Se, poi cliccando MS insieme si azzera e se rispingete start e stop, praticamente potete mettere 1 minuto, poi fate start e stop, scalano i secondi, quindi praticamente è super valido. Io ce l'ho già, ne ho preso uno da portare al lavoro perché c'è comodo. C'è già la pila dentro, quindi ragazzi, cioè 3,89 euro, insomma quello che costa, 4 euro, arrotondiamo, ci sono già dentro le pile, cioè costano così le pile se ne andate a campare, 3 anni di garanzia, tanta roba, prendetelo, è sempre utile. E niente, ho spento, sì, ho speso 57,31, mi sarà arrivato qualche sconto adesso, perché sapete che ogni volta che fate la spesa poi vi arriva, bravo. Poi vedremo cosa sarà. Niente, questo è tutto, io vi lascio che vado a fare le mie lavatrici, se ho tempo oggi vi registro anche il video, oggi o domani, dei terminati oltre il sole, terminati beauty, faremo poi il video anche per i capelli, faremo il video aggiornamento sopracciglia, aggiornamento in realtà non ve l'ho mai fatto vedere, ma gennaio saranno 2 anni che le ho fatte, dovevo fare il ritocco già, ma non l'ho fatto perché sono ancora bellissime, d'accordo anche con la tatuatrice e... Tanti video, se c'è qualche video in particolare che lo volete vedere me lo scrivete qua sotto. Spero che vi faccia piacere che sono tornata. State sintonizzati perché presto ci saranno dei regalini. Vi ricordo che fino al 10, che è domani, fino a domani alla mezzanotte, se vi interessa qualcosa di oltre il sole, basta che andate nel mio link, che poi vi scrivo qua sotto nel box informazioni, e entrate. Fate un ordine di almeno 50 euro, vi consiglio di farlo di 60 perché così avete anche la spedizione gratuita e riceverete un prodotto nuovo viso che verrà presentato a dicembre, che non conoscono neanche l'Info Beauty, quindi anch'io non so che cosa sia. Io il mio ordine l'ho già fatto stamattina all'alba alle 6, poi vi faccio sapere. Ciao, vi mando un bacio, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere i futuri video, spero che i prossimi video siano un po' più interessanti, ma è da tanto che mi chiedete un video almeno di Lidl, ve l'ho registrato, e attivate la campanella per non perdere la notifica dei nuovi video, se volete condividerlo con qualcuno per sapere che sono tornata, ben venga, un like, un commento, rispondete alle domande del video, insomma, aspetto un po' di vostre info. La ricetta del plum cake soprattutto. Ciao!